Buongiorno a tutti amici, oggi vi saluto direttamente dalla macchina perché sto aspettando Andrea, è entrato a fare finalmente un vaccino per il lavoro, quindi niente, io aspetto in macchina, poi come lui finisce andiamo a fare la spesa perché il frigo piange assolutamente, quindi andremo sia alla Lidl che all'Eurospin perché oltretutto da oggi parte l'offerta nuova dell'Eurospin e c'è qualcosina di interessante. Ah, se vi interessa, ho visto che c'è anche lo sgrassatore, quello multiuso fucsia, che io utilizzo per pulire la cucina, che è buonissimo. Se non sbaglio è in offerta 1 euro, io ne ho ancora, non lo prenderò, però se vi interessa c'è. Niente, io aspetto in macchina che lui finisca, poi ci aggiorniamo dopo. Allora, rieccoci, ci abbiamo messo un pochino di tempo, quindi si è fatto tardi, nel frattempo abbiamo pranzato. Adesso ho sgombrato tutto, vi faccio vedere tutta la spesa. Ho preso anche 2 cose del congelatore, ma non le ritiro fuori perché è un caos, perché ce l'ho pieno. Ho preso soltanto, se non sbaglio, una busta di filetti di bratessa alla Lidl e basta. Poi, partiamo dalla Lidl, sempre Lidl, abbiamo preso un filone di semola, uno di questi qui, pane alla segale. Abbiamo fatto una mega spesa, quindi penso ci basterà anche per 2 settimane stavolta. Poi ho voluto prendere 2 di questi bastoni aglio olive, uno l'abbiamo anche già mangiato. Poi in offerta ho trovato questo Scottex e ho voluto prendere questo qua. C'era, se non sbaglio, anche quello della Regina, non mi ricordo. Però non mi ero trovata bene l'ultima volta, l'avevo trovato troppo ruvido, quindi ho deciso di prendere questo qua, che è del marchio della Lidl, diciamo. Sono 3 rotoli e questo è Spring, infatti ha tutte le farfalline belline. Poi, sempre in promo, se non sbaglio queste con la carta, c'erano le patatine San Carlo, queste classiche, e ne abbiamo preso una busta, giusto così, quando Andrea vien voglia se le mangia, se le sgranocchia. E anche queste qua, queste tortilla della pata. Poi questi invece per me, per quelle volte che magari mi va qualcosa di diverso col latte, perché anche se sono a dieta magari calcolando le calorie posso mangiarli, e questi sono appunto porzionati proprio con le grammature apposta per le colazioni, anche se siete a dieta. Sì, contengono zuccheri, contengono schifezze, però non sono tantissimo un peso, quindi una volta ogni tanto ci sta. E sono queste mini taglie di tutti i cereali appunto della Lidl, sono 8 mini pack, li avevo già presi un'altra volta e me l'ho trovata benissimo, quindi li ho trovati e li ho ripresi, così qualche volta sfizio me li mangio. Poi ho trovato nel reparto, esattamente nel reparto dove mettono le cose in offerta dalle offerte passate, però li ho trovate, le ho prese. Se non sbaglio ne ho preso 2, no, eccola qua. Ho preso 2 pacchi di queste buste qua, queste per congelare, fatte così. Sono tipo quelle dell'IKEA, hanno la chiusura così. Con queste mi trovo benissimo, sono da 1 litro, se non sbaglio costano 1 euro e qualcosa, comunque molto meno di quelle dell'IKEA, e ne ho preso 2 pacchi. Poi c'era lo stand di questa camomilla Bonomelli, filtro fiore, e così ad esigio l'ho voluta prendere, una coccola serale che magari mi farò ogni tanto. Poi ancora, vediamo un po', abbiamo preso una confezione di uova, sempre queste qua che prendiamo sempre, ci troviamo benissimo. Queste sono un pacco da 10 e se non sbaglio vengono 1,69 euro. Poi c'era sempre nello scaffale delle cose in offerta, che sono sempre lì in offerta, dimenticate da Dio, non si sa da quanto tempo sono lì, c'erano questi biscotti della Balocco, questi fagottini che sono buonissimi, sono i miei biscotti preferiti e devo dire anche come ingredienti non sono niente male. Perché se li trovo ve li leggo. Allora, come ingredienti hanno farina di frumento, cioccolato fondente, zucchero, vabbè, cornflakes, olio di semi di girasole, farina di avena integrale, burro, latte fresco pastorizzato, uova fresche. Poi hanno gli agenti lievitanti, però sono davvero buonissime queste qua. E gli ho preso 2 pacchi, se non sbaglio venivano 1,19 euro.
Poi abbiamo fatto una piccola scorta di Philadelphia, non era in offerta, ma a noi piace tantissimo, soprattutto ad Andrea, quindi due confezioni le abbiamo prese, anche perché a Lidl questa confezione così, che è da 220 grammi, viene soltanto 1,99 euro, roba che in un altro negozio dove io vado solitamente, la stessa confezione da 220 grammi viene più di 3,50 euro. Quindi quando vado all'Lidl a 1,99 euro ne approfitto, anche se non è in offerta, perché comunque sia il costo in confronto a tutti gli altri negozi è bassissimo. Poi ho preso un paio di buste, poi le troverò magari nelle altre buste, di questa valeriana, se non sbaglio ne ho preso due perché a me piace tantissimo. In promozione, se non sbaglio con la carta, c'era questo prosciutto crudo San Daniele del marchio Dal Salumiere. Ne ho preso due confezioni perché qui nel mio paese c'è soltanto l'Iperpan. Nel volantino a volte vedo che c'è il prosciutto crudo in offerta, quindi cosa faccio? Vado lì in modo da farlo affettare al momento, essendo più fresco rimane più buono e magari me lo metto poi io sotto vuoto in casa e mi dura più tempo. Peccato che ogni volta che vado lì non ce n'è mai, o è la finale e quindi mi fa questi sfilattini di prosciutto così, oppure non ne hanno, quindi mi sono decisa, ho detto pazienza, lo compro direttamente a Lidl, sarà quello che è già confezionato, però pazienza, prosciutto San Daniele. Poi c'era lo stand anche della Bonomelli, sempre Bonomelli, Sogni d'Oro, vero? Comunque c'era lo stand anche delle tisane della Sogni d'Oro e a sto giro ho preso queste due perché l'altra scorza di arancia e nocciola ce l'ho già e stavolta ho voluto provare questa qua, pistacchio e mandorla con scorza di limone, che non l'ho mai provata. E poi ho preso anche questa vaniglia e mandorla con cannella, perché anche questa io non l'avevo mai provata, ma l'aveva presa mia sorella, ne avevo rubato due bustine giusto per assaggiarle, per vedere se poteva piacerci. E ci è piaciuta tantissimo, quindi questa volta che l'ho trovata ho preso sia questa che quest'altra per provarla. Poi c'era lo stand, stavolta era la giornata di stand, anche della Loacker, quindi ho preso questi qua, questi Loacker Chocolate Dark Chocolate, sono questi qua wafer fini, diciamo, col cioccolato fondente, che sono buonissimi. Poi c'era uno stand, lo stesso, penso fosse vecchio perché nel volantino non lo trovate in offerta. Comunque c'era la Nutella, questa è da 900 grammi, in offerta a 5,99 se non sbaglio, quindi ne ho preso una, soltanto una, per avercela in casa, per ogni evenienza, tanto ha una scadenza lunga, scade a gennaio 2023, in caso ci viene voglia, in casa c'è, però la metteremo tipo nell'ultimo ripiano in modo che non ci arrivo, non mi viene voglia di andare a prenderla e non la inizio. Poi ho trovato, sempre nello scaffale delle cose dimenticate, queste tavolette per il WC. Queste sono Power Fresh alla profumazione Ocean Breeze. Io non le ho mai comprate, devo dire la verità. Però mi è capitato da poco su YouTube di vedere qualche video dove, non mi ricordo chi sinceramente, le prendeva comunque per il WC e ho voluto provare a prenderle perché non le ho mai provate, dicono di metterle nell'acqua e lasciarle agire lì e dovrebbe sbiancare il WC. Il mio è abbastanza bianco anche perché è nuovo comunque sia, però male non gli fa e quindi ho voluto prenderle. Se non sbaglio venivano 99 centesimi, una roba così. E sono 16 tabs. Le proverò, poi magari vi faccio sapere. Poi, anche se non erano in offerta, ho preso una confezione di Pink Lady, che sono le mie mele preferite. Adoro anche le Fuji, però queste sono le più buone. Costicchiano un pochino, però sono buonissime. Quindi, più di prenderla e lasciarla lì perché non mi va, preferisco pagare un pochettino di più, però so che me la mangio. E quindi una confezione di Pink Lady. Poi c'era sempre uno stand della Sensodyne e ho voluto provare a prendere questo dentifricio. Io non l'ho mai provato della Sensodyne, anche perché non ho sensibilità particolare ai denti, però volevo giusto provarlo e questo è il Complete Protection.
più protezione completa quotidiana, sensibilità, smalto, pulizia, gengive, freschezza, placca, whitening. Lo proverò, costicchiava, però so che è un dentifricio molto buono e quindi ho voluto provare a prenderlo così per curiosità. Poi ho trovato, sempre di qualche offerta passata, della settimana francese, questo macina spezie, si dovrebbe avere anche il macinino qua sopra, ed è un mix di spezie. Questo, per l'esattezza, contiene sale marino, spezie quali cipolla, aglio, peperone in polvere, pepe nero in grani, 13% di erbe aromatiche, origano, rosmarino e timo. Non l'ho mai provato, l'ho voluto provare a prendere perché avendo magari l'origano, il rosmarino, il timo, vorrei provarlo anche col pesce, così per cambiare, per dargli un gusto nuovo. Comunque lo proverò, perché poi al macinino è anche carino da vedere. Poi, ultimo della busta, uno di questi salametti tipo Milano, perché erano in promozione questi qua. Se non sbaglio ce n'è anche un altro, perché ne abbiamo preso due, però un salamino così. Allora, altra busta. Ecco qua le altre buste, un'altra di Valeriana. Una busta di lattughino, perché a me piace nell'insalata mischiarle, magari faccio un po' di valeriana, un po' di lattughino, metto delle carote grattugiate e qualche pomodorino magari. Poi in offerta c'era la rucola, questa è da 250 grammi, l'ho voluta provare a prendere perché non mi piace particolarmente mangiata da sola, perché la trovo troppo amara. Però mischiata con la valeriana, con l'attughino, mi piace abbastanza. E poi ho visto dei video di Serena, del canale di Serena, che fa il pesto di rucola fatto con le noci, se non sbaglio, e volevo provarlo per condirci la pasta. Quindi questa è una bella busta grande, quindi un po' lo farò col pesto e un po' lo metterò nell'insalata normalmente. Altro salametto, sempre tipo Milano. Poi due confezioni di carote. E infine queste tavolette sempre per il WC della Vicinet, erano in offerta 1,99€, 2, queste qua non le ho mai provate e le ho volute provare a prendere. E niente, spesa della Lidl, finito. Ora vuoto tutto e passiamo all'Eurospin. Rieccomi, Eurospin. Allora, abbiamo preso due tavolette di accendifuoco, perché noi avendo la stufa a legna utilizziamo l'accendifuoco, e con questo dell'Eurospin mi trovo sempre benissimo. L'avevo provato anche a Lidl, ma non mi piaceva tantissimo. Quindi abbiamo ripreso questo qua dell'Eurospin. Poi mi serviva il vino per cucinare e c'era in offerta quello che compro solitamente, che se non sbaglio è il Trebbiano, non mi ricordo. Però poi lì nello scaffale ho visto che a fianco c'era anche questo qua in offerta. Quello era 1€ e questo era 75 centesimi. Ma siccome io lo uso per cucinare e basta, ho preso questo, tanto uno vale l'altro. Vino bianco, normale, non c'è scritto nient'altro, però era 75 centesimi. Poi abbiamo preso un po' di scorta, ma deve essere nell'altra busta, succo per Andrea, 100% ananas. Abbiamo preso un po' di scorta di carne, abbiamo preso un trancio di questo qua, che è l'onza. Ne abbiamo preso due pezzi perché uno Andrea vorrebbe farlo seccare, diciamo, e fare la mustela, perché da noi si chiama così. Comunque, un trancio di lonza, poi un pacco di pomodorini, non so se siano buoni o non buoni, ma siccome ne ho preso un pacco buonissimo, quali per panna, quelli li voglio utilizzare anche da mangiare così nell'insalata. E questi magari, se non sono molto buoni, li uso per cucinare, magari per fare i filetti di pesce fatti in padella. Comunque uso anche i pomodorini freschi così, che se non sono saporitissimi non fa niente, mentre gli altri è peccato usarli per cucinare, me li mangio così. Poi abbiamo preso due di queste confezioni di salsa barbecue, perché ad Andrea, tra quella dell'Eurospin e della Lidl, è piaciuta più questa, quindi vince Eurospin e abbiamo preso due confezioni. C'erano in promozione poi questi cereali e ne ho provato a prendere due tipi. Ho preso questa confezione di 5 cereali con riso rosso, che non ho mai provato, ma ero un po' curiosa, dovrebbe avere farro, orzo. Vediamo cosa tutto ha.
grano duro, orzo, farro, riso lungo, avena, riso lungo integrale rosso e basta. Sì. Ed è questo qua. Qua dice cottura 10 minuti. Ho voluto provare a prenderlo anche perché è una cottura abbastanza veloce e poi sono cereali che non utilizziamo e non mangiamo solitamente, ma sempre meglio della pasta, magari è meglio variare con questi cereali così. Quindi 5 cereali con riso rosso e poi quest'altro che è cereali e quinoa. Sempre cottura 10 minuti e invece questo contiene riso lungo, grano saraceno, amaranto, quinoa bianca e quinoa rossa. Secondo me sono buone. Le proveremo. Poi a me questi cerealini così particolari mi piacciono abbastanza, queste cose diverse. Ho voluto provare a prenderle per non mangiare sempre pasta, così variamo. Poi ho voluto provare queste crocchette di pollo che non abbiamo mai preso, ma così a sfizio le ho volute prendere, magari le farò anziché farle fritte con la friggitrice d'aria, così stanotte mi sa che le assaggiamo anche. Poi abbiamo preso due confezioni di fusi di pollo, perché come sapete io li faccio nel forno con le patate e sono buonissimi. Stavolta la carne era molto giallognola, non so cosa voglia dire, penso sia un segno di qualità, solitamente quando la carne di pollo è gialla dovrebbe essere più buona, ma speriamo. Anche perché io, nonostante abbia galline, mio padre in cortile, non mi piacciono perché la carne è troppo dura. E preferisco il polletto preso così al supermercato. Lo so, sono scema io, però io ho queste galline così che sanno proprio di... Sono durissime perché pascolano come vogliono, le faccio al brodo. Poi, ultima busta. Allora, in promozione c'era la farina, se non sbaglio, 2 pacchi a 1 euro e io ho alternato un pacco di farina per dolci e un pacco di farina per pizza, perché comunque se ne avevo un po' in casa, quindi ho fatto una e una anziché due e due. Penso sia passato lo stesso in offerta perché erano 2 pacchi a 1 euro, ma penso anche se li mischiavate non ci fosse nessun problema, credo. Poi altri succhi per Andrea, uno alla mela, un altro all'ananas. Un'altra confezione di vino bianco, altra carne. E quante ne hai preso di lonza? 3 pezzi. Altra carne, un altro pezzo di lonza, un altro pezzo di lonza. Stavolta mangiamo lonza. Poi ho preso queste fettine di pollo, petto di pollo a fette. Non mi andava di prendere il petto di pollo intero, ho preso direttamente questo già fettato. Come vedete, anche questo è molto giallo. Spero sia buono, perché già io il petto di pollo non è che... Gli metterò tante spezie, così non lo sento molto. Poi c'erano in promozione, in offerta speciale, queste costate di bovino, che io come le ho viste... Comunque, ne avevo preso due di queste qua, fatte così. Come vedete, sono delle fette, sono uguali, quindi ve ne faccio vedere una. Sono delle fette belle spesse da fare alla griglia. E io, da grande carnivora quale sono, non vedo l'ora di papparmela. Ogni tanto, quando vedo la carne così, proprio di bovino, impazzisco perché a me piace tantissimo. Quindi, se è una carne bella, buona, saporita e cotta bene. Poi, ultime cosine, abbiamo preso un barattolone di miele, lo so, non sarà dei più genuini, però questo c'era, era grande del risparmio, era in promozione a 4 euro se non sbaglio, e questi sono 1 chilo di miele. Sì, meglio prenderlo dell'apicoltore, però qui da noi costicchia, quindi l'ho preso al loro spin stavolta, pazienza, tanto ne metto giusto un cucchiaino nel caffè latte la mattina o nella tisana. Tanto penso che il miele sia, credo. Poi abbiamo preso anche 3 patate dolci di queste qua che sono giganti, ma le spazzoleremo subito, fatte magari fritte. Poi ho preso un pochino di finocchi che erano carissimi ragazzi perché i prezzi sono arrivati quasi alle stelle. Se non sbaglio erano 2,99 euro al chilo, ma
Se no, per variare un po' di verdura, a me piace variare, ho preso anche i finocchi, comunque erano bellissimi di aspetto, almeno quello. E per finire abbiamo preso un po' di peperoni, solo rossi stavolta, perché quelli gialli c'era da piangerli, poverini, quindi ne ho preso un po' di più rossi, ma ci mangiamo questi. E niente, questa era tutta la spesa, la super mega spesa, che mi auguro ci duri almeno 2 settimane. Ora vado a sistemare tutto, volevo dare anche una piccola pulita al frigo prima di mettere le cose, perché nonostante io usi i contenitori dove metto la verdura c'è un po' di sporcizia, un po' la verdura che si rovina, quindi voglio dare una pulita veloce e poi sistemare le cose fresche, diciamo. Niente ragazzi, io vi saluto qua, come sempre vi mando un mega bacione, vi ringrazio per aver visto anche questo video e poi noi ci vediamo martedì al prossimo video. Ciao!